Accendi questa, va? Devo andare di qua, penso, porta semichiusa. Ehi, che stai facendo, signorina? Oddio. Porta che non riesco a capire il perché non si apre questa cacchio di porta. Non si apre, non ha deciso di non muoversi. Ok, quindi accendiamo giù e vediamo. Probabilmente è qua che non ho... il dolce suono di un enfisema. Ok. Questa direi che è una prova che sono sulla strada giusta. Sei dentro l'armadio? No. Ma che cazzo? Lo sente dentro l'armadio, sono sicurissimo. Porca miseria, che paura. Dai, incubo. Oh! Oh Gesù, no, è inquietante. No! È inquietante sta roba. Metti i giocattoli al loro posto, non si grida. Spegni la TV quando esci dalla cantina. Oh, devi finire di fare sti rumori. Chiedi a papà per la chiave se ti serve qualcosa come cazzo si chiama? Storage, nel sgabuzzino. Non provare ad andare nelle stanze chiuse. Divertiti. Ma quando hai scritto queste regole, la sentivi la tipa con l'enfisema nella stanza accanto? No, eh. Oh, la candela. Cioè, sarò ritardato io, lo ammetto. Lo ammetto che sono scemo io. Ok, ho capito come si accende. Cosa ho visto? Cos'è sto rumore? È qua dentro. Cos'è stato? Sento dei passi. Spegni sta televisione del cazzo. Sento qualcosa muoversi lì. Oh! È una fotocamera. Porca miseria. Era da qua dentro? Cos'è questo? Cos'è questo? Una matriosca! Accendi, accendi, accendi. No, no, accendi la luce. Che è stato? La sentivo dentro il frigo, più che altro. Un altro accendino. Mettilo qui. Cosa sono sti rumori? Ok, problemi, non entrare qui, bambini. Non entrate qui, bambini, reggi dietro. I bambini, se avete bisogno di qualcosa dalla stanza elettrica, chiedete da papà. Nell'ufficio sopra. Cosa c'è qui? Una fotocamera. Intanto spegni questa e andiamo nella zona di luce. Oh, Dio mio, cos'era? Il disegnino è davvero strano. Oh! Ehi là! Ah, ok, le tracce portano così. Oh, allora, aspetta che mi sistemo i capelli, mi sparo un po' di profumino in bocca perché è palesemente una signorina che è attirata dal mio fascino. Questo è un dating sim, in realtà non è un horror psicologico. Uè, bella gnoccolona! Un Mac, io e te, a lume di candela. Che mi dici? Oh no, 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 ha funzionato! No, non pensavo fosse una ragazza così facile da corteggiare. No, venire qua! No! No! Non ti prego! C'è una candela, c'è una fonte di luce. E torna al tuo posto, torna al tuo posto. Torna al tuo posto, per favore. La foto su Tinder era diversa! Non sei uguale su Tinder! È tutto filtro! Mi hai mentito! Cosa hai in mano? Accendi la luce, accendi la luce. No, non funziona! No! Non funziona! Oddio mio. Ah, stai tornando indietro, ecco, fai bene a scappare. Io sono molto cattivo. Hai ragione, vedi che mi hai riconosciuto. La mia potenza, scappa, va? Che fai bene. Oh Gesù, spegni la candela intanto. Ah, la posso tenere in inventario la candela. Questa è una cosa che non sapevo. Ok, va di qui. Cioè, è una stanza piena di statue e di figure sacre e la protezione dagli spiriti malvagi è proprio pari a 0,3%. Ok, vedo che con estremo piacere che la televisione si è spenta. Sento uno strano rumore in fondo. Oh Gesù. Oh Gesù, no, no, no. Ah, Dio mi protegga. Perché questa stanza è... Cioè, secondo me è solo buggata, non credo sia veramente bloccata. Intanto saliamo su. Oh, lì c'è qualcosa.
Ah, l'orsacchiotto, comparo. Prima c'era anche il disegno. No, prima si vedeva anche il disegno dell'orsacchiotto, non so se... Non so voi, ma io sento una strana presenza demoniaca dentro quella stanza. Mi ha spaventato l'orologio. Dove cavolo porta questa traccia? Ah, oh, là dentro, ok. Ehi, amico! Io non so come funziona. Ma credo che quella sta bestia che sento non sia molto amichevole. Mannaggia a te. Oh! Oh! Pensi di fottere? Ma tu vuoi fottere con me, eh? Tu vuoi fottere con me? Guarda qui. Io sono un furbo. Io furbo essere. Io furbo essere. Ah, la chiave era qui. No, no, ho capito. Innanzitutto, prendi l'accendino. Lascia stare questo accendino. E prendi questo accendino che è più carico. Qui dovrebbe esserci la chiave da qualche parte. La chiave. Eccola qua. La chiave della stanza elettrica. Dammi la lampadina, va. Non credo che mi farà nulla questo Babadook. Ok, la porta è chiusa. Mi trovo costretto a ricredermi. Penso che mi farà qualcosa. Ma prima mi dovrò avvicinare in quell'angolo, suppongo, vero? Vero? Vero, buon uomo? Via! Via! Mio angolo sicuro? No, non mi puoi fare niente qua. Non mi puoi fare niente. È una regola, sono alla luce. Sono alla luce, non mi puoi fare niente. Non mi puoi fare niente, ok? Oh! Non mi puoi fare niente qui. Che strano disegnino. Non riesco a capire. Che? Finiscila. Apri sta porta. Via, fuori di qui. Spegni anche questa. Io ho capito che il mio inventario è pieno, però. Voglio droppare questo. Perché mi sa che è meglio se conservo questi oggetti. Sembrano i numero li... presenti. Numero limitato! Oh, fuori, fuori, via, 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 via. No, 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 grazie, sto bene così. Ciao, bello. È comparsa una strana nebbia. Quindi o c'è un incendio al piano di sotto. O c'è un incendio al piano di sotto. O c'è una forza... Che è successo? C'è una forza maligna? Eh sì, mi sto per spaventare, vero? Vero che mi devo preoccupare? Ah... Cosa? Non era così la casa. Credo. Qualcosa è cambiato. Ah, manca il tetto. Sarebbe sensi di colpa. Quindi presumo che quella fosse una bambina. Cioè, comunque una ragazzina molto giovane. Quella che... Aveva bisogno del bavaglino perché intorno al collo aveva delle... macchie rosse di sangue. Quindi presumo che si nutra di chissà quale essere vivente. Spero non umani, eh. Spero di non rientrare nella sua dieta. Oddio. Uno strano posto. Panda. Comunque tanti orsacchiotti ci sono. Una pigna. Ma qual è? Ma cos'è questo posto? Perché mi manda verso i sensi di colpa? Sensi di colpa per cosa? Una bambina. Per cosa potrebbe mai avere dei sensi di colpa, scusami? Non ha molto senso. Sta colpa. Devo salire sulla casetta sull'albero, suppongo. Suppongo. Sali! Sali! Oh, che bei disegnini! Io sono Lucy. Ciao Lucy. Vuole essere tuo amico Lucy? Lucy alla radio. Poi è uscito dalla televisione quel coso. Lucy era arrabbiata. Si è preso la casa. Poi c'è Pico.
Poi l'amico. No, il fantasma si è preso Pico. La mamma è arrabbiata e lei dice: è stato il mio amico. Hai capito? Hai capito? Qui che cosa c'è? Niente. C'era una chiave piccola. Dove la trovo la chiave piccola? Quindi attraverso la radio è comparso il suo amico. Dove la trovo la chiave piccola? Io sono anche d'accordo con. Magari dentro uno di questi orsacchiotti? Dove la trovo sta chiave piccola, Frank? Chiave piccola. C'è un modo per capire dove la posso trovare? Beh, intanto non posso più scendere. Intanto. Da qualche parte ci deve essere una chiave piccola che io non vedo. Quest'occhio? Cosa sta guardando? Oh, eccola qui. No, è una crepa nel muro. Sono le assi che sono messe, sono disposte in quel modo. Dov'è questa chiave piccola, Frank? Oh, una matrioska. Una matrioska che non riesco a toccare. Ok. Quando pare sono dei collezionabili, suppongo. Un altro occhio. Magari dietro a un pezzo di carta? No? Oh, sì, era dietro a un pezzo di carta. Vuole essere tuo amico. Vediamo, chiave piccola. Che cosa. C'è qua dentro un disegno. La bambina si è iniettata qualche cosa. Che cosa si è. Oh! Cosa? Mi hanno sbarrato. Ascoltami. Io sono con te, Lucy. Resta con me, Lucy. È cattivo, Lucy. Doveva andarsene. Non dirlo a nessuno, Lucy. Solo tu ed io. Voglio aiutarti. Non è quello che sembra, Lucy. Sta diventando buio. I tuoi genitori non capirebbero. Solo tu puoi capire. Eliminalo, Lucy. Fallo. Fallo. Eliminalo. Fallo. Che devo fare? Ehi! Mi hanno sbarrato di nuovo. Da qui? Ah! Mi hanno sbarrato pure qui. Quindi questo fantasma l'ha costretta a fare qualcosa. Ho capito, a uccidere il pappagallo, forse. I tuoi genitori non capirebbero. Che devo fare, scusami? Ok, la canzone sta diventando sempre più assordante. Non ci sento più neanche la mia voce. Sto parlando a voce molto alta. Sta partendo un jet. Che è successo? Oh! Crollato il pavimento. E dove mi risveglierò? Perché è palese che sia stato un sogno questa esperienza. Ok. E sono davanti al divano. È quella la stanza col grammofono, con la televisione piccola. Perché ci sono tutti questi interruttori della luce? What? Spegni sta roba. Ah no, 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 non la spegnere, è l'unica fonte di luce che ho. Lascia così. Sarà la partita, va. Cosa sono sti rumori? Evita di rimanere. Non sono al buio. Oddio, ho capito. Ha tolto tutti gli interruttori. Oh, no, 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 vai alla luce, vai alla luce, vai alla luce, sennò farò una brutta fine. È scomparso il disegnino pure. Quanto pare anche davanti alla televisione si soffre. È chiuso, non c'è niente che suggerisco quale chiave utilizzare. Ha tolto tutti gli interruttori dal. Tutti gli interruttori sono stati tolti. No! Non puoi usarlo qui. Come? Cosa dici che non posso utilizzarlo qui? Non dire stronzate. Ok, c'è una lampadina e un accendino. Un altro accendino. Sai qual è il problema? Ok. Che non funziona. Ok.
Ok, posso mettere le lampadine? Il problema qual è? Che vorrei mettere questi interruttori prima, forse. Ah, devo seguire tutto il tragitto di... Tutto questo tragitto devo seguire. Ho capito. Oddio mio. Non mi piace per niente questa cosa. Non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Mannaggia te. No, no, no. Prendi le pillole nella mano. Prendila. Le mie pillole felici. Vai, vai, vai. Riprendi la macchina fotografica. Segui il tragitto. Sento segni di trascinamento. Rumori di trascinamento più che segni. Ok. Va al piano di sopra. Quando mai? Quando mai? Lampadario che continua a muoversi. Candelabro. Chiamalo come vogliamo. Accendi questa, va? Devo andare di qua. Penso si porta semichiusa. Ehi! Che stai facendo, signorina? Oddio. Puttana merda. Oh, mi avrà sentito al primo piano. Oh. Vieni qui, babuino. Apri sta porta. Ti saccagno di botte. Brutto pezzo di... Porca miseria, che infarto. Ok, qui almeno il disegnino è rimasto. Pensavo te ne fossi andato. Mi stavo preoccupando per te. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, che paura. Ah no, devo fare il giro della... Ok, ho capito. Non c'è neanche un interruttore della luce. Dammi la mia pillola felice, va? Dammi un'altra. Che devo per forza proseguire, suppongo. Oi, che è successo alla mia... Cos'è? Ha renderizzato una nuova zona? Non puoi conservare questo oggetto. È inutile ora. Che intendi dire? Ah, perché non posso metterlo in inventario? Voglio togliere la fotocamera. Non ha senso. Ok, sento rottino. Fatto che dropparle. Si vede che erano vuote. Dov'è? Ok, qui c'è della luce. Almeno posso riposare un po'. Però ho paura del jumpscare, sta per arrivare. Ma lì c'è un disegnino. Nell'armadio? Ok, vuoto. Questa è ancora chiusa. Dentro. Ho capito, c'è un disegno strano, ma qual è? Ah, posso spaccare questo muro! Ok. Per entrare? Questo posto strano. Entra! Entra la mia sanità mentale bassissima! Entra, 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 entra!